Amici telespettatori, buonasera. Vale il solito adagio: non è venerdì se non c'è Polifemo. Beh, una puntata questa dedicata interamente alle problematiche dell'Ilva e vi mostreremo delle immagini davvero shock. Le commenteremo insieme. Io non sono un tecnico, quindi mi avvarrò della competenza di chi appunto animerà questa serata. Animerà ovviamente non nel senso ludico, ma nel senso dialettico dell'espressione. E andiamo subito allora a salutare i nostri ospiti, a partire da Francesco Rizzo, come sapete tutti, è il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Unione Sindacale di Base. L'avvocato Giampiero Mancarelli, vice coordinatore, vice segretario provinciale del Partito Democratico. Buonasera. E il professor Alessandro Marescotti, presidente dell'associazione PeaceLink. Nel corso della puntata, dicevo, noi manderemo in onda dei video, sono dei video shock, delle foto shock, che, sulle quali poi parleremo, cercheremo di capirne di più. Partiamo subito da Rizzo. Intanto l'argomento del giorno sembra la vendita dell'Ilva, gli acquirenti, i possibili acquirenti dell'Ilva, arrivano nomi provenienti dall'intero globo terracque. Ora pare che in pole position ci siano i turchi, e nel frattempo però, come vedremo, le emissioni, gli slopping, gli incidenti in fabbrica avvengono come prima e più di prima. Prego Rizzo. Sì, notizie ufficiali rispetto alla trattativa tra i commissari e i possibili acquirenti. Il sindacato in generale, quindi non solo USB, non ne ha. Questo è da chiarire bene, da dire chiaramente, perché una delle cose che sta mancando, come dire, è il dialogo con le organizzazioni sindacali, che sono state completamente esautorate dal governo dei commissari. Quello che sappiamo lo sappiamo in maniera informale, sappiamo che ci sono due cordate in particolare, quella dei turchi con Emma Marcegaglia e un'altra cordata con Arvedi. Entrambe prevedono la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti. E pare, almeno da indiscrezioni, che Arvedi e Marcegaglia non stiano all'interno della stessa cordata per problematiche legate a chi dovrebbe poi dare le direttive rispetto alla gestione dello stabilimento. Questo è quello che ci è dato sapere, ripeto, in maniera informale, perché il paradosso poi di questa situazione è che abbiamo di fronte un governo, dei commissari che tengono completamente all'oscuro coloro che dovrebbero essere gli attori principali, e cioè i lavoratori. Quindi Rizzo, diciamo che tante decisioni vengono prese in audita altera parte, nel senso che si prenderanno le decisioni nelle alte sfere, e poi anche le sigle sindacali si troveranno la frittata bella e pronta, purtroppo. Ma io dico, oddio, la vostra sigla sindacale è più decisa, da altre parti vedo posizioni un po' ambigue. Allora, noi abbiamo sempre sostenuto, per tutta una serie di ragioni che non sto qua a ripetere, la nazionalizzazione del sito. Poi il paradosso è che a un certo punto si dica non si può nazionalizzare, si deve privatizzare, in realtà poi i soldi ce li mette comunque lo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti. Però faremo probabilmente, l'intenzione è quella di fare l'ennesimo regalo, come dire, a qualche amico probabilmente, di qualche uomo importante italiano. Questo modo di fare, di escludere come dire, dalle informazioni le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, io credo che a un certo punto corre il rischio pure di ritorcersi contro i commissari, perché domani mattina è chiaro che rispetto a quello che verrà deciso ci potrebbe essere, come dire, almeno da parte nostra come USB, ci sarà una reazione rispetto alle decisioni che si potrebbero prendere, che sicuramente non saranno decisioni che tuteleranno i lavoratori. Passiamo all'avvocato Giampiero Mancarelli, vice segretario provinciale di Taranto del PD. Una parentesi: mentre parlava Rizzo ci sono stati delle musichette, erano gli amici ospiti in
dietro le quinte che seguivano la trasmissione e che avevano avuto, come dire, l'imprudenza, chiamiamola così, di non spegnere i cellulari. Altrimenti uno può pensare, ma stiamo parlando di cose serie, che mettiamo le ultime musiche, gli ultimi brani della disco dance. Ma al di là di questa battuta, dicevamo Mancarelli, il must di Renzi e anche in chiave locale dei nostri parlamentari è la scommessa da vincere relativa al binomio ambientalizzazione tutela dell'occupazione. Questo è l'obiettivo. Un obiettivo bello in teoria, però nella realtà si vede che l'Ilva è alle pezze e a livello di realizzazione delle prescrizioni previste è proprio a livello di situazione finanziaria. Beh, intanto, insomma, grazie per questa opportunità. Senza dubbio la situazione è complessa ed è complicata. Parto da un assunto. Taranto con la sua siderurgia rappresenta 12.000 diretti più altri 8.000 lavoratori, stiamo parlando di 20.000 persone. Sicuramente se noi facciamo un riferimento a Torino, Torino è considerata la città della Fiat e ha la Fiat 7.000 dipendenti diretti nello stabilimento della Fiat e sono quasi 2 milioni di abitanti Torino. Taranto ne ha 200.000, tutta la provincia parliamo di 580.000 persone, stiamo parlando quindi di un volume di persone e soprattutto di una realtà che sicuramente incide in maniera determinante nel nostro tessuto sociale, economico e civile. Di questo stiamo parlando, poi siamo e quindi partiamo da questo punto fermo. E per dire cosa, è difficile e complicato, ma soprattutto il mandato che hanno i commissari è anche chiaro: garantire, come dicevi bene tu, i livelli occupazionali e dall'altro agire sulla necessità di vendere. Ma un'esigenza, è teoria, però, un'esigenza che viene anche dalla Comunità Europea, che come sappiamo ha avuto nel tempo un atteggiamento diverso, che è stato quello sulle questioni che riguardavano la siderurgia tedesca piuttosto che inglese, un tema più morbido. Con l'Italia oggi ci ricorda in maniera chiara, netta e puntuale che non ci possono essere eventuali aiuti di Stato, ma soprattutto l'ultimo impegno che è stato fatto dal governo è quello appunto di dare un prestito che il futuro acquirente dovrà restituire con gli interessi affinché si possa dare luogo all'attività ambientale. Io penso che questa sia una sfida, non una scommessa, ma una sfida da cercare di raggiungere, può essere anche un elemento innovativo per il Sud, fare della miglior fabbrica che deve diventare l'Ilva in Europa del siderurgico può far diventare Taranto un elemento innovativo di tecnologia anche ambientale. Su questo, insomma, è certo che da una parte gli operai, dall'altra anche il governo devono fare tutto quello che è necessario perché questa fabbrica può esistere solo se non continua ad inquinare. Bene, è il momento del professor Marescotti. Mentre si scommette, io dico che le scommesse, l'ho detto anche più volte con riferimento all'onorevole Pelillo, le scommesse si fanno alla SNAI, si fanno nelle sale corse, ma non sulla vita umana, e nel senso che posso apprezzare la volontà di contemperare le due esigenze, ma in effetti il piatto piange, la realtà è diversa. E numerosissime le denunce di PeaceLink che poi hanno ovviamente il loro sbocco dinanzi agli organi europei, alla Commissione europea relativa all'ambiente. Sì, abbiamo fatto presente alla Commissione europea che da una parte non sono state realizzate le varie prescrizioni che erano contemplate all'interno dell'AIA, erano ben 96 prescrizioni, le più importanti non sono state realizzate e dall'altra parte lo Stato ha fornito degli aiuti, aiuti di Stato che sono vietati dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea,
E quindi queste due cose, incrociate fra di loro, hanno determinato una sorta di procedura, da una parte di infrazione e dall'altra parte di investigazione, che mettono in seria difficoltà l'operato del governo, che ricordiamo, quando venne realizzata la prima legge Salva Ilva, prevedeva il completamento di tutte le prescrizioni entro il 2014, e quindi attualmente siamo fuori limite massimo, non solo, ma la prima legge Salva Ilva, pur tanto criticata anche da noi, comprendeva una multa del 10% del fatturato nel caso in cui non fosse stata rispettata l'AIA. Allora si diceva dura lex sed lex, ma questa dura lex non si è vista. Certo è che poi ci sono scattano ovviamente le varie procedure di infrazione, e molte volte voi ambientalisti, posso dire noi ambientalisti, voi di campo, io nel mio piccolo mi sento ambientalista per quanto riguarda la mia attività giornalistica, poi magari più di qualcuno se la prende con gli ambientalisti, quasi che le loro denunce rappresentino un voler far male al paese Italia. Ecco, io colgo l'occasione di questa... Cioè denunciare molte volte significa, per alcuni, ha il significato di dire... Voi così facendo ci rompete le scatole e screditate il paese e create un danno all'economia. Cosa dovremmo fare? Dovremmo stare zitti e subire? L'attività che abbiamo svolto non è stata finalizzata a mettere i bastoni fra le ruote. Quando diciamo no agli aiuti di Stato, parliamo di no agli aiuti di Stato all'azienda, aiuti di Stato ai lavoratori invece sì. Quindi tutto ciò che può essere fatto per tutelare i lavoratori, tutto questo non è vietato dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Cioè, specifichiamo per bene, lo Stato può aiutare i cittadini, può aiutare un territorio, può aiutare i lavoratori. Questo non è vietato dalle leggi dell'Unione Europea, per fortuna. Mentre invece è vietato aiutare un'azienda, perché se si aiuta un'azienda si falsa la concorrenza. Ecco, per concludere questa prima parte, poi andremo in pubblicità e manderemo subito dopo questi video molto significativi, molto pesanti, video e foto, in esclusiva. Dicevo, facciamo proprio brevemente, professor Marescotti, un po' un consuntivo, diciamo, delle procedure, delle denunce che avete fatto, e quindi allo stato degli atti a che punto sono, cioè sono scattate procedure di infrazione relativamente, avete fatto una sfilza avete presentato una sfilza di osservazioni, proprio sinteticamente a che punto stanno? Allora, è stata avviata una prima procedura di infrazione a cui si è sommata una seconda procedura di infrazione sempre relativamente alla mancata realizzazione dell'autorizzazione integrata ambientale, che è un'autorizzazione di livello europeo. Dopodiché abbiamo fatto presente alla Commissione europea che c'erano aiuti di Stato, e quindi un altro ramo, diciamo, un'altra direzione della Commissione europea che si occupa proprio di concorrenza ha avviato una procedura di investigazione. Queste due cose stanno procedendo su binari paralleli, ma che convergono proprio attorno all'obiettivo di evidenziare una serie di irregolarità, di norme non rispettate. Per quanto riguarda invece specificamente il modo con cui sta funzionando adesso Ilva, noi riteniamo che le perdite, perché precisiamo una cosa, se si chiede a un cittadino, al classico tarantino che passa per la strada, perché sta funzionando Ilva, in genere si dice per il profitto, no? Bisogna specificare che in questo momento Ilva sta producendo non per il profitto di qualcuno, ma sta producendo per perdere, sta producendo e perdendo, quindi non c'è un bilanciamento come riteneva la Corte Costituzionale da una parte dei costi da sopportare, che sono costi di carattere ambientale, cui far fronte con una serie di interventi, dalla parte una serie di vantaggi.
noi abbiamo inquinamento da una parte, vantaggi zero, anzi stiamo perdendo, secondo il Corriere della Sera, 2,5 milioni di euro al giorno, che diviso per tutti i lavoratori dell'ILVA fanno 166 euro al giorno. Prima di andare in pubblicità, vedevo Mancarelli che voleva fare qualche osservazione. No, io prendo atto e stimo molto il professor Mario Scotti e soprattutto insomma rispetto alla battaglia ambientale e i pregi di tutto quello che è stato fatto. Non condivido assolutamente una serie di indicazioni che vengono anche questa sera manifestate, primo fra tutti il fatto che ad oggi di mia conoscenza, come anche rappresentato dal commissaria Vestager, c'è soltanto l'attività svolta da Eurofer che ha denunciato diciamo ILVA e quindi la presunta infrazione, perché ad oggi ne parliamo di presunte infrazioni, perché ad oggi non mi risulta che ci siano ancora delle indicazioni chiare e nette, né che diciamo così la Commissione europea abbia definito in maniera ufficiale. Poi non so se abbiano loro altre indicazioni. Quello che so è che Eurofer, in un momento di difficoltà di ILVA, in quanto, voglio ricordare, questo è il governo che ha tolto la proprietà ai Riva, coloro i quali per decenni dopo il 95 hanno, diciamo così, probabilmente prodotto dei danni alla città di Taranto, e quindi voglio essere chiaro su questo, perché abbiamo fatto un passo straordinario, cioè togliere, diciamo così, sospendere la proprietà in capo ai Riva e prendere in mano questa situazione, diciamo così, viene anche incontro all'esigenza di chiarire che gli impatti ambientali vadano, gli interventi ambientali vadano fatti. Questo per sottolineare, e chiudo velocemente, Luigi, che insomma mi pare un po' singolare, con tutto il rispetto che posso avere per le battaglie ambientali, che certo ambientalismo abbia le stesse linee di intervento di Eurofer, che sarebbe i principali avversari di ILVA. Rizzo? No, io facendo un'analisi velocissima della storia, nella storia dell'ILVA c'è un po' di tutto, c'è quello che diceva il professore prima, perché ci sono delle questioni che sono innegabili, ma tra l'altro non bisogna escludere anche che rispetto alla produzione, alla sovrapproduzione mondiale ed europea in particolare, diciamo che il dubbio che qualche concorrente estero a un certo punto approfitti o, come dire, faccia pesare, no, dal proprio governo rispetto all'Europa la posizione dell'ILVA, ce l'abbiamo qualche dubbio? No, perché professor, io dico una cosa, e noi, tu sai che posizione c'è la nostra organizzazione sull'AIA, siamo quelli che abbiamo fatto più denunce all'interno della fabbrica e continuiamo a fare denunce. C'è un fatto però, su alcune delle questioni pare che le regole valgono per Taranto piuttosto che per altri. Mi hanno mandato un video da Duisburg, Germania, rispetto ai parchi minerari. Lì il problema non c'è dei parchi, ma semplicemente perché i parchi ce li abbiamo su una strada, non sono al confine. Con questo non vuol dire che non dobbiamo fare la copertura a parchi, perché è una delle cose previste e non lo dobbiamo fare. Però a un certo punto, come dire, viene pure il dubbio che come lavoratori lì dentro siamo vittime di un meccanismo che è diventato gigantesco a un certo punto. Perché hai da un lato chi reclama, e tu ci vivi là dentro, no? Chiaramente la salute, perché è uno stabilimento, come dire, che in questo momento è ridotto ai minimi di termini, e probabilmente abbiamo avuto la capacità negli ultimi 3 anni di fare un piccolo miracolo, al contrario, di peggiorare la condizione anche rispetto a quando stavano in Riva prima. Questo è il paradosso della situazione. Dall'altro però abbiamo purtroppo una condizione che porta a quello che dicevamo prima, il governo che fa una vendita quasi al buio, perché non dobbiamo dimenticare che ai commissari, come dire, è stato concesso di andare anche in deroga all'articolo 2112 del codice civile, quindi trattativa privata, io decido e poi ti informo, con adeguati livelli occupazionali. Il rischio è che noi ci troviamo fra qualche mese con coloro che tutelano l'ambiente, quindi tutti sconfitti, perché alla fine quell'azienda continua a marciare, ma con un tasso di disoccupazione che è più che raddoppiato, perché a un certo punto ci saranno pure licenziamenti, perché chi viene adeguerà il livello occupazionale alla produzione di oggi, che è molto bassa. Bene, allora ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro un primo video shock. Non cambiate canale, qualche minuto di pubblicità, il primo video shock. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, un Polifemo interamente dedicato all'ILVA e alle problematiche connesse all'ILVA.
vi avevo promesso dei video, avremo tra video e foto quattro blocchi, meglio, tra video e foto appunto. E allora partiamo dal primo. Siamo in colata continua numero 1, questa è una siviera che sta aprendo la colata di acciaio liquido nella linea appunto della CCO1, colata continua. Il reparto è completamente sprovvisto di cappe ed aspirazioni. È evidente dal video che le emissioni prodotte dall'apertura colata si diffondono nel reparto e raggiungono il tetto sino a disperdersi nell'ambiente senza essere convogliati in camini. I punti critici di conseguenza da evidenziare sono dunque diversi. Numero 1. Cosa respirano gli operai delle colate continue? Ricordiamo che in passato proprio gli operai di questi reparti hanno dovuto ricorrere a cure mediche per i fumi sprigionati nel reparto. Punto 2. Cosa respirano i cittadini dei quartieri Tamburi e del comune di Statte? Punto 3. Come vengono quantificate da Ilva queste emissioni non controllate e non convogliate in virtù delle prescrizioni AIA che impongono a Ilva precisi limiti anche solo in termini di portata nelle emissioni convogliate? E ancora, queste emissioni che portate hanno? E gli inquinanti immessi in aria, quali sono? Beh, Rizzo, è un video, non voglio dire inquietante, se no possono tacciarmi di sensazionalismo, però è preoccupante. Lei lavora all'Ilva e chi meglio di lei può... No, lì in Aceria, benissimo, e allora chi meglio di lei può commentare? Per noi è abbastanza normale, sono situazioni che purtroppo vediamo dalla mattina alla sera, ci viviamo in quelle condizioni, il che, come dire, non è normale, anzi è anormale, ma siamo abituati a vivere nella normalità. Lo dicevamo prima, quella è una delle zone, come dire, dell'Acceria, dove noi abbiamo fatto pure qualche denuncia in merito a episodi simili qualche anno fa, se non sbaglio, proprio il giorno che fu inaugurato il processo a Taranto su ambiente svenduto. È chiaro che oggi viviamo una condizione che è paradossalmente peggiore rispetto al 26 luglio 2012, perché oggi, proprio ragionando sull'AIA, su quello che si dovrebbe fare, sta per uscire domani il nostro volantino, dove denunciamo il fatto che di AIA non sappiamo più assolutamente nulla, cioè è tutto completamente fermo. Stamattina mi chiamavano dei dipendenti, non ci sono le provette per fare le urine, gli esami. Le provette sì, per le urine. Non costano niente le provette. Perfetto, non abbiamo le siringhe, cioè viviamo questo tipo di condizioni. È chiaro che a un certo punto, se non hai la materia prima, che costa pochissimo, la vediamo difficile che cominciano a fare cappe di espirazione e quant'altro. Si sta accampando la giornata, il paradosso è quello. Probabilmente avevi ragione tu quando dicevi prima, stiamo producendo, come dire, debito. Però Rizzo, tornando alle immagini del video, vedendo queste emissioni prodotte dall'apertura colata che si diffondono nel reparto, uno pensa, ma questi poveretti che vivono qua dentro, che lavorano qua dentro, per non parlare poi di quello che accade nei quartieri all'esterno, no? Ma dico, i primi protagonisti sono gli operai. E allora uno si pone questa domanda: ragazzi, è giusto che voi difendiate il vostro posto di lavoro, ma è altrettanto giusto che voi difendiate, prima ancora del posto di lavoro, la vostra salute. Ragazzi, la vita è una sola. Pensate che quando certe emissioni arrivano qui dentro, arrivano nei polmoni, voi prima o poi le vostre mogli, i vostri figli non li rivedrete più. Diciamocelo senza se e senza ma. Io credo che noi siamo vittime anche di un problema di tipo culturale, anzi, noi sosteniamo che il primo grosso problema che abbiamo all'interno di quello stabilimento è la cultura del lavoro. Siamo stati paradossalmente, ed è brutto, come che lo dica proprio un operaio e sindacalista dell'Ilva, noi siamo abituati, lo dicevo prima, ma non in segno di scherno, per noi sono immagini normali, cioè se uno entra in acciaieria e assiste, come dire, alcune volte vedo i video, no? Dove ci sono le fiamme che fuoriescono dalla... Una persona normale rispetto a quell'immagine, magari se sta lì a 10-15 metri, magari si spaventa e si allontana, cioè per noi è normale. Ma perché nella normalità, come dire, tutto diventa normale all'interno di quella fabbrica. Ci si è abituati ormai. Poi ne paghiamo le conseguenze, perché il paradosso è questo.
È chiaro che oggi viviamo una condizione di ricatto perenne, perché queste immagini non sempre arrivano, come dire, non sempre viene fatta la segnalazione, guardate che accade questo. C'è stato un episodio proprio in CCO1 l'altra mattina, noi ci siamo recati perché ci è arrivato all'orecchio, guardate che forse è successo questo. Siamo andati lì a parlare con un po' di persone e la gente quasi ci evitava. Questo è sintomo, come dire, anche di una paura che richiamavi tu prima all'inizio, no? Sì, il timore, il fatto che a un certo punto il dipendente, noi dipendenti chiaramente viviamo questa situazione di ricatto dove da un lato subisci le questioni di carattere ambientale, dall'altro però hai la paura di poter aggravare la situazione addirittura innescando tu il meccanismo che poi ti porta a perdere il lavoro. Ecco perché. Ok. Allora, avvocato Mancarelli, per carità, lei non è un tecnico, ovviamente non posso chiederle commenti specifici, no? Proprio tecnicamente relativi a queste emissioni, però al di là del fatto degli aspetti propriamente tecnici, qui si vive, io lo dico apertamente, nel timore che chi lavora lì possa contrarre qualche malattia mortale. E però si chiudono gli occhi, si dice dobbiamo portare il pane a casa. Beh, io penso che la vita valga più di ogni cosa. E se si deve scegliere tra il lavoro e la vita, io scelgo la vita, prima di tutto. Beh, condivisibile assolutamente, anzi mi ricollego a quello che diceva il Rizzo dell'USB e insomma prendo atto, no, con favore del fatto che ci siano state già delle denunce da parte del sindacato che riprende quindi il suo ruolo proprio nonostante le difficoltà, quindi va dato atto all'USB di aver fatto appunto le denunce, spero che tutti lo facciano, spero che il sindacato abbia modo di riprendere in maniera chiara e netta anche il suo ruolo, come giusto che sia all'interno della fabbrica, che non ci possa essere lo spavento o lo spauracchio del posto di lavoro sì rispetto alla salute. La salute viene prima di tutto e sicuramente questo che abbiamo visto, io penso che bisogna riprendere quanto scritto dall'ISPRA e comprendere se all'interno di quella fattispecie ci siano ancora degli elementi che non sono stati portati a termine oppure diversamente. Penso sia parziale il video, quindi per poter dare un giudizio univoco da questo punto di vista, però quantomeno è un dato da accertare. Prendo già atto del fatto che, come mi diceva Rizzo, ci siano state le denunce per rappresentare questo stato dell'arte e quindi sia già un punto positivo rispetto a questo, perché così si attiva tutta una procedura che può garantire innanzitutto chi ci lavora e poi soprattutto che questo non sia un elemento che possa inquinare l'atmosfera e quindi essere dannoso per i cittadini. Da questo punto di vista penso che insomma siamo sulla strada giusta, da questo punto di vista dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo primario, che è quello che questa fabbrica non debba inquinare. Io apro una parentesi giusto anche per sdrammatizzare, per fare così qualcosa di più soft, no? L'altro giorno ero al Palamazzola, il 14, alcuni giorni fa, una decina di giorni fa, e sapete tutti il debole che io ho per Gigi D'Alessio, per il cantante Gigi D'Alessio. Parlava Gigi D'Alessio della realtà di Taranto, parlava dell'Ilva e diceva, e lui poi si è speso molto in Campania per l'iniziativa, per il discorso della Terra dei Fuochi, per il controllo sui prodotti campani. Diceva, ma vi sembra normale, diceva a noi tarantini, ci sembra normale che un operaio, un dipendente, debba lavorare per portare il pane a casa, per guadagnare dei soldi, e quei soldi magari poi gli devono servire per curarsi. Questo è l'assurdo. Lo ripeto, amici operai, dipendenti dell'Ilva, io vi voglio bene, io voglio che voi lavoriate, io voglio che portiate il pane a casa, però non dimenticatelo mai, non chiudete mai gli occhi, abbiate il coraggio di denunciare, perché i primi a pagare in termini di salute siete voi, aprite gli occhi. Mare Scotti, tornando a questo video, intanto io devo ringraziare, abbiamo mandato questo video, poi ci sono anche altre foto che sono state prodotte da Pisseling, quindi
ringrazio l'impegno del professor Marescotti, l'impegno di Luciano Manna, l'impegno di Antonia Battaglia, l'impegno di Fulvia Gravame, di tanti soggetti di PISLI. Quindi ci sono dei video che sono mi sono arrivati e altre immagini, altre cose che sono state prodotte da PISLI. Quindi ringrazio per questa collaborazione. Ma parliamo di questo video, Marescotti. Sì, innanzitutto voglio dire che c'è questo fenomeno delle ecosentinelle che è molto importante. Noi non facciamo altro che convogliare, raccogliere e condividere in rete quelle che sono le segnalazioni, mentre una volta così uno non ci faceva caso. Bene, questo video, come altri che ci sono pervenuti, evidenziano che ci sono eventi anomali. E quando prima si parlava di lavoratori che sono poi entrano in contatto con questi fumi, la prima cosa che c'è da chiedersi è qual è il livello di informazione che hanno i lavoratori. Cioè, i lavoratori sono informati su che cosa contengono questi fumi? Perché uno degli obblighi dell'attuale legislazione è questo, cioè che se uno entra in contatto con sostanze cancerogene deve esserne informato. Prima di tutto, la normativa dice che un lavoratore non deve entrare in contatto con sostanze cancerogene. Addirittura la normativa dice che non devono essere liberate in atmosfera, devono essere quindi tenute e confinate, e l'autorizzazione integrata ambientale avrebbe dovuto avere questo compito, cioè di convogliarle, captarle. Quindi i lavoratori non dovrebbero assolutamente entrare in contatto con queste sostanze. Seconda cosa, nel caso in cui avvenisse, dovrebbero sapere che cosa contengono. Io vorrei sapere da te, visto che se lo sanno. Senti, formalmente, se andiamo in Ilva e chiediamo la documentazione, probabilmente risulteranno tutta una serie di schede fermate. Cioè, voi sapete che cosa c'è in quei... No, ho detto formalmente, ti dico di sì. Poi se mi chiedi veramente, ti dico che nessuno, è informato. È una delle carenze che abbiamo all'interno di quello stabilimento un po' da anni, poi alla fine, no? Perché io colgo l'occasione per dire, abbiamo partecipato qualche tempo fa a una iniziativa e c'era il professor Luigi Vimercati, docente universitario di medicina del lavoro. La prima cosa, cioè ci fece proprio una lezione universitaria davanti a giovani medici, e disse, la prima cosa che disse è: il lavoratore è più protetto, deve essere più protetto sulla base della normativa, di tutte le precauzioni che la scienza oggi offre, è più protetto rispetto al cittadino, perché il lavoratore è più controllato da un punto di vista medico, dal punto di vista dell'informazione, mentre noi quando mangiamo una cosa, attraversiamo la strada, non sappiamo che cosa stiamo respirando. Il lavoratore in teoria dovrebbe essere più protetto, quindi viene completamente ribaltato il discorso del prima, del compromesso, ma eccetera. C'è il testo unico. Il testo unico, sì. Ex articolo sulla sicurezza 21, sul lavoro, 22-94, formazione, informazione ai lavoratori. Però se parliamo di formalità, ti dico sì, c'è l'informazione, perché avranno le schede firmate. Prevede. Se poi mi chiedi, ma realmente un lavoratore è in condizione di capire il lavoratore che il lavoratore che è esposto a sostanze cancerogene gli viene formalizzato? Sì, tecnicamente sì. Quindi lo sa. Sì, perché professore, se noi chiediamo le schede sui no, non chiede, parti, deve essere informato. Sì. Allora, l'informazione è un obbligo. Però quello che chiedo a te, tu sei una persona esposta a sostanze cancerogene? Io giro tutto lo stabilimento, chiaramente. No, sì. Se non girassi, sì. Sì. Ah, no, sì, certo, sono lavoratore della Celia, certo, sì. E ti fanno il corso di un'ora, di due ore, dove ti dicono, guarda, sei sicuro, questa è la situazione, che sei inserito dentro le persone esposte, perché noi quando siamo entrati con il nostro avvocato all'interno di Ambiente Svenduto, abbiamo chiesto le informazioni sull'elenco di tutti i lavoratori esposti a sostanze cancerogene, questo tramite l'avvocato che seguiva ovviamente l'incidente probatorio. Io posso avere... Posso risponderti? Sì. No, è una domanda che mi darebbe... Cioè voi avete, l'elenco quanti di lavoratori tutti... sono esposti, esatto, a sostanze cancerogene all'interno dell'Ilva di Taranto? Io ti dico tutti.
dal primo all'ultimo. Poi vai dal lavoratore che lavora in cokeria, che come dire, è a contatto con tutte le sostanze che producono i sottoprodotti, le cokerie, da quello che va in acciaieria, ma anche a quello che lavora paradossalmente al magazzino, perché arriva il materiale, lo tocca. Allora, io ti posso dire che Ilva non dichiara tutti i lavoratori esposti alle sostanze cancerogene, nel senso che di tutti i lavoratori, quelli che risultano formalmente esposti sono solamente una parte. Cokerie e agglomerato, se non sbaglio. Sono solo una parte. Ok. Bene, ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro un altro video shock che si occupa degli scarti provenienti dal ciclo produttivo dell'acciaieria 1. Questo non è sensazionalismo, ma questo è giornalismo di denuncia per tutelare la vita innanzitutto di chi lavora nello stabilimento. Bene, ci siamo. Terza parte di Polifemo. Come promesso, un altro video. Si tratta... Perché Mancarella, la vedo stupito da questi video. No. Però io apprezzo... Prendo atto di questi video. Invece io, lo voglio sottolineare, ringrazio e apprezzo l'avvocato Giampiero Mancarella, anzi Giampiero, perché sei uno che ha le tue idee e ci mette la faccia. Ce ne fossero tanti nel PD come te. Io rispetto il Partito Democratico, rispetto tanta gente del Partito Democratico, altra gente non la rispetto proprio, e sapete bene a chi mi riferisco, però devo dire che Giampiero Mancarella, poi la si può pensare diversamente, però è bello il confronto, e Giampiero Mancarella non si è mai tirato indietro, questo te lo dico almeno sinceramente, questo, no, da parte mia, ti ringrazio, chissà quanti nemici ti sarei fatto all'interno del PD, ma comunque... La cosa bella è quando si cammina per strada e si è stimati, come vieni stimato. Questo penso che sia l'apprezzamento più bello. Dicevo, andiamo a questo video. Si tratta di scarti provenienti dal ciclo produttivo dell'acciaieria 1, dove si effettua la conversione da ghisa ad acciaio. Questo polverino bianco viene movimentato con una pala meccanica e si disperde per aria. Beh, alcune domande sono d'obbligo. Cos'è questo polverino bianco? Come mai questo polverino viene movimentato in questo modo, senza cappe e senza coperture? Rizzo, si fa da cicerone. Come si vede dal video è... evidente. La cappa di ispirazione non c'è, questo lo possiamo dire perché... ma se no... Io all'esterno lì, cioè io vedo... Sì, all'esterno, sì. All'esterno sono i box esterni alla Ceria 1, fra la Ceria 1 e la CCO 1. E lì siamo intervenuti proprio settimana scorsa per l'ennesima volta perché ci sono tutta una serie di spruzzature che sono stati fatti, se non ricordo male, a seguito di alcune denunce mie e di alcuni compagni quando stavamo in Fiom, se non sbaglio. Ci sono degli spruzzature che dovrebbero essere aperti per bagnare il materiale. Però spesso e volentieri, come in questo video, non vengono aperti e quindi si crea tutto sto casino con polveri che vengono disperse un po' dappertutto. La ditta incaricata di fare quel tipo di operazione è una ditta SEMAT, però questa è la condizione, voglio dire, è chiara a tutti. Ebbè. No, è chiaro, voglio dire, ribadisco, la domanda aveva un senso, cioè rispetto al fatto che se vengono fatte delle denunce, rispetto a questo devono attivarsi tutte le procedure stabilite come per legge, sì. Che quindi ci deve essere... Allora, avvocato, mo ti spiego una cosa, così permettimi se ti interrompo. No. Allora, due settimane fa ci chiamano per una perdita del forno in Aceria 1, di domenica, io mangiavo a casa di mia madre, abito sotto mia madre, mi chiamano, mi dicono guarda che c'è una perdita del convertitore, mi metto in macchina, vado con un collega, Catello Rosso, vado in acciaieria dalle 4 di pomeriggio fino alle 4 di mattina a dire fermiamo sto benedetto forno, non rischiamo, perché c'era una valutazione da parte dei responsabili che era diversa rispetto alla valutazione che facevamo noi e i dipendenti, e sa quante ore sono state al telefono nel tentativo di rintracciare qualcuno? Non ne ha idea, ho chiamato sui numeri di cellulare, quindi non solo ai numeri fissi, gli enti che sono predisposti alla sicurezza sul lavoro, non mi ha risposto nessuno, ho mandato messaggio, ho detto guardate che la situazione è gravissima,
non mi ha risposto nessuno. Ho dovuto chiamare i carabinieri, la polizia, alle 2 di mattina, quindi dalle 4 alle 2, tu immagina tutto sta baradam, alle 2 di mattina mi hanno risposto i vigili del fuoco di Taranto, che fortunatamente sono venuti. Poi tra l'altro la competenza dei vigili del fuoco rispetto a una cosa del genere è molto marginale. Allora, chiariamo anche un altro aspetto. Se uno fa le denunce, ma chi dovrebbe intervenire, che cosa fa? Apriamo un altro fronte, quindi, no, insomma, chiudo, che sia chiaro. Chiudo, più. Quando la Todisco ha fatto un'ordinanza, io rispetto, ecco, è uscito sto famoso slopping, ma io mi ricordo di circa 400 comunicati a firma del sottoscritto, del signor Battista Massimo, che oggi sta con il comitato liberi e pensanti, del signor Aldo Ranieri, dove c'era addirittura Battista che ci scherzava dicendo stanno entrando le squadre in campo, perché era di continuo. Sa quante centinaia di denunce di esposti sono stati fatti e nessuno è mai intervenuto? Cioè, guardate, il paradosso della situazione è che tu denunci, poi chi dovrebbe venire a tutelarti in realtà non sempre lo fa, e quindi vive una condizione paradossale dove fai la denuncia, l'aiuto non arriva e tu sei comunque un dipendente e sei costretto a vivere quel tipo di condizione rischiando sia la salute che la sicurezza sul lavoro. Mi pare che il punto su cui basa il ragionamento Rizzo sia plausibile. Un punto plausibile, ma anche a me persona fisica, cittadino comune, preoccupante rispetto al fatto che se accadono delle cose come quelle che vediamo e vengono giustamente denunciate dal sindacato e dopodiché rimane, come mi pare venga sostenuto, lettera morta, la cosa diventa preoccupante rispetto a questa situazione. Faccio solo un esempio. Via Orsini abbiamo riscontrato giusto una serie di incongruenze, di altissimi dati inquinanti. Ad oggi non abbiamo ancora la chiarezza su quelle che sono state le cause. Una cosa vergognosa in uno stato di diritto, voglio dire, io se le devo dire le cose le dico. Ad oggi ARPA Puglia non ha chiarito da dove provengono quei dati così alti riferiti. Il sindaco ha chiarito se conosceva quali erano i tragitti. A questo, voglio dire, allora noi sappiamo come, da dove sono passati tutti. Io non faccio una battaglia personale o di carattere, diciamo, di sovraesposizione personale. Chiarisco soltanto un aspetto. Oggi ARPA Puglia, compreso il mio presidente di regione, non chiedono con chiarezza di dare quei dati che abbiamo riscontrato essere anomali, mettiamola così, che sono anomali su via Orsini. Allora io da comune cittadino voglio sapere in primo luogo, cioè, perché non si rendono pubblici? Perché, come dice Rizzo, poi accade che chi deve denunciare fa il suo lavoro come sindacato. Ad oggi noi non abbiamo la motivazione per cui quegli elementi. È stato reso pubblico che c'era un picco altissimo e che abbiamo compreso le motivazioni, sono state fatte una serie di istruttorie per cui ad oggi non abbiamo l'origine di quello. Scusatemi, di cosa stiamo parlando? Ma se noi non sappiamo quali sono i tragitti che hanno fatto i camion che contenevano i sacchi con la diossina, come facciamo a saperlo? Questo lo dovrebbe sapere il sindaco, lo dovrebbe sapere l'Ilva, lo dovrebbero sapere quelli che dovevano scortare. Noi abbiamo un ente che è ARPA. Fino a quando c'era Giorgio Assennato, il professor Giorgio Assennato è stato sempre in tempo reale. Io ho parlato con Giorgio Assennato e non mi ha saputo dire da dove passavano questi camion. Gli ho chiesto. Allora il problema è i camion che trasportavano i sacchi con la diossina, ammesso che non fossero stoccati in altri punti interni dell'Ilva, i camion che trasportavano i sacchi con la diossina, che percorso facevano? Io voglio sapere se passavano vicino a casa mia, a casa tua. Benissimo, a casa tua forse no. La ratio della vicenda è questa. Riprendo quello che diceva Rizzo giustamente. Se vengono fatte una serie di osservazioni, chi deve compiere le istruttorie ha l'obbligo di portare a termine le istruttorie e di spiegare. Ma sappiamo da dove passavano i camion. Allora, giusto per capirci, il deposimetro dove è stato registrato questo è vicino a due distributori che potevano benissimo fare carburante a camion o a mezzi dell'Ilva che erano magari passati in mezzo a queste zone piene di polvere, abbiamo visto, no?
Ilva è pulita o c'è la polvere? Io da comune cittadino a chi devo chiedere questo? Devo chiederlo agli organi preposti. Gli organi preposti, sì, che devono vigilare dove passavano questi camion, non credo che siano l'ARPA. Vabbè. O quali sono gli organi preposti che sono preposti a sapere dove passa un camion? Allora, se il punto è fare la battaglia politica sul sindaco di Taranto, il sindaco di Taranto ha espletato quello che andava fatto. Allora, se passa, chiedendo... Faccio una domanda. Prego. Se passa un camion che trasporta bidoni radioattivi, il sindaco lo deve sapere oppure no? Assolutamente sì. Le procedure vengono previste perché la prefettura deve conoscere della vicenda radioattiva, se mi parli di radioattivi, e questo è il caso specifico. È la prefettura che deve informare perché c'è la possibilità di incidente rilevante. Allora, se passa un camion che contiene sacchi con diossina, deve essere informata l'autorità preposta, sì o no? Ah, questo va, è la prefettura l'autorità preposta rispetto agli incidenti rilevanti. Dopodiché io non sto assolvendo alcuno, ma non mi si può far pensare che il sindaco di Taranto, il sindaco è preposto alla tutela della salute pubblica? Assolutamente è il suo compito? Assolutamente sì. Bene, c'è un picco di diossina, nessuno sa spiegare come mai c'è questo picco di diossina. È il sindaco che ha chiesto ARPA perché si faccia l'istruttore, allora, si possa comprendere le motivazioni. Allora, in questo momento nessuno conosce i tragitti di questi camion. Ah, forse non è chiaro. C'è un'istruttoria portata avanti dall'ARPA, che è ente di riferimento su questo. Io chiedo se è possibile. C'è anche un'istruttoria della magistratura su questo. Sì. Ancora di più, la magistratura farà il suo tempo. Io sto chiedendo, come diceva Rizzo, se si fanno le denunce e si hanno, con i tempi che devono essere fatti, ma io voglio che si sappia da comune cittadino come stanno le cose, ed è un impegno che dovremmo avere tutti. E se si fanno 100 denunce e alla fine non se ne cava nulla, professor Marescotti, in questa città qualcosa non va bene? Sì, secondo me quello che non va bene in questa città è che noi non sappiamo dove transita il sacco con la diossina. Certamente, se fossero bidoni radioattivi noi ci preoccuperemmo. In questi anni sono passati sacchi pieni di diossina, né tu, né io, né lui lo sa. E questo perché lo dici? Ah. Cioè, perché hai certezza che sia avvenuto questo? Non ho capito, scusami. Noi non sappiamo che sono passati sacchi con la diossina. Per caso non sappiamo questo fatto qui. Cioè, noi non sappiamo che la diossina andava a finire con la polvere, con la diossina dentro i sacchi, e questi sacchi venivano movimentati. Non lo sappiamo. Hai questa certezza? Se hai questa certezza, non sono stato. Ma voglio dire, tu stai nel PD, non sai che venivano movimentati. Ah, no, io perché sono nel PD devo sapere che c'erano le movimentazioni della diossina. Cioè, scusami, Alessandro, capisco che ormai siete un fronte politico, quindi la questione ambientale serve, ma non puoi dire a me che perché sono del Partito Democratico devo sapere che ci sono dei camion che movimentano la diossina. Mi sembra un po' diciamo così, una forzatura che io capisco. Io ho stima e rispetto della tua azione, io mi sento forse anche quanto te ambientalista, ma ho una visione se a Taranto ci fosse una centrale nucleare. Bene. E noi non sapessimo. Non fare il ragionamento della centrale nucleare, che ha un altro aspetto e che pone un termine. Guarda che le scorie con la diossina sono paragonabili come pericolosità alle scorie nucleari. Non mi pare che sia la stessa cosa. Così? Assolutamente. Non è la stessa cosa. Rizzo, prego, per non farvi litigare. No, non stiamo litigando, però se il PD deve sapere perché sono del PD, cosa mi tragitti? A me non interessa. Mi preoccupo. Prego, Rizzo. Non interessa la questione. Conveniamo almeno su un punto, che c'è un sistema di cui fa parte ARPA, il sindacato, un sistema a 360 gradi che vede tutta una serie di soggetti che dovrebbero svolgere dei compiti, e a un certo punto l'ingranaggio non gira come dovrebbe. E mi permetto di dire questo, perché se siamo arrivati al punto, io non dimentico le battaglie telefoniche con minacce agli enti, noi minacciavamo per far intervenire nell'ILVA, niente, dicendo guarda che se non vieni io stasera faccio l'articolo sul giornale perché qua rischia di morire qualcuno. Cioè, questa non è una cosa che è nata oggi, questa è una cosa che va avanti da anni. Poi c'è stato
il tintinnio, si sono svegliati tutti quando è intervenuta la magistratura. E lì abbiamo incominciato a vedere un po' di movimento posso raccontare una cosa segreta? Sì. Allora, noi eravamo in contatto con diversi parlamentari, diversi partiti, va bene? E scrivevamo noi le interrogazioni parlamentari, va bene? Una di queste interrogazioni parlamentari, che è stata presentata da un partito politico, riguardava proprio i sacchi con la diossina, va bene? Vuoi sapere che partito? Io. Eh? Io. Forza Italia. Immagina tu. Va bene, sì, completiamo. Ma rispetto a questo, però, voglio dire, sì, noi ci scherziamo, però per me incute preoccupazione il fatto che sappiamo determinate cose, vengono fatte determinate denunce e alla fine abbiamo una situazione di limbo. Che, come dice Rizzo, giustamente, diventa anche defaticante rispetto al fatto che un sindacato viene poi meno a quelle che sono le sue priorità. Rizzo voleva completare perché poi dobbiamo andare in pubblicità e poi ci sono delle immagini che vi lascio immaginare e corrispondenti a una denuncia di Luciano Manna di Peacelink, una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Taranto e ai Carabinieri del NUE di Lecce. Ci saranno delle... No, non c'è tra Duisburg, purtroppo cose di casa nostra. No, io dico che a un certo punto la vicenda Ilva è talmente complessa e come dire, credo che se uno deve fare un'analisi corretta, se siamo arrivati a questa condizione, io credo che tutti ne abbiamo colpa, e che più che meno. Ricordo che andare a lavorare e trovare il cielo rosso era normale per tutti a un certo punto. Adesso, grazie, come dire, alla sensibilità delle cosentinelle, dei movimenti come Lega Ambiente, cioè di tutte quelle associazioni ambientaliste, come dire, ci svegliamo. Ma io ricordo di più, io ricordo che abbiamo fatto denunce, lo dicevo prima, con lo slopping, e c'era qualcuno che veniva, ci doveva tutelare, ci dice no, ma guarda che è normale. Cioè, noi facciamo gli operai dell'Ilva, salvo, ma chi mi dovrebbe tutelare? Salvo poi a Genova, che davanti... agli eventi di slopping, loro gli slopping a Genova non li facevano, questa cosa è stata detta davanti ai magistrati, dice se noi avessimo fatto ma anche un solo slopping a Genova ci avrebbero fatto chiudere. Allora, però ecco professor, analizziamo il contesto, cioè a Genova non si potevano fare Genova slopping. Non è Taranto, io allora a me piace non ascoltare tutti i discorsi e sono in linea con voi quando dite, lo diceva prima Luigi, senza la salute del lavoro non te ne fai niente. Però partiamo da un presupposto. La situazione che abbiamo a Taranto rispetto all'Ilva, rispetto ai numeri, rispetto alla dimensione, rispetto al numero degli occupati e rispetto a quella che è l'economia ionica, è una situazione completamente diversa rispetto non al resto d'Italia, al resto d'Europa. Cioè, faccio un esempio calzante. Riva Acciaia Verona. Ci fu il blocco dell'assunzione nel 2003 all'Ilva di Taranto. Ci furono alcuni ragazzi di Taranto che a seguito di vicende politiche, non so che cosa stava accadendo all'epoca, furono chiamati a fare i colloqui ma non furono mai chiamati all'Ilva. A un certo punto, per alcuni mesi, non si fece l'assunzione. Gli fu proposto di andare alla Riva Acciaia. Io ho conosciuto qualcuno di questi ragazzi e sono rimasto, come dire, colpito quando mi ha detto guarda, lì alla Riva Acciaia ci lavorano lavoratori o del sud, quindi di Taranto, oppure extracomunitari. Ma non perché a Verona, come dire, semplicemente perché a Verona, il cittadino di Verona aveva una possibilità che il cittadino di Taranto non c'ha, cioè un'alternativa. Cioè noi stiamo facendo un sacco di discorsi, però io dalla politica in generale, qui metto in mezzo tutti quanti, una cosa ancora non ho sentito, non c'è nessuno che ha varato un progetto politico serio che ci dica guardate, dobbiamo evitare di continuarci ad ammalare, ma dobbiamo anche evitare di rendere disoccupate 12.000 famiglie. Questa è la strada che dobbiamo seguire. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro un altro video, foto e video relativi a un evento di emissione e poi altre foto di un evento di incendio presso il CC O1 e la denuncia circostanziata di Luciano Manna di Peacelink. Ci siamo, ultima parte di Polifemo dedicata all'Ilva e allora anche qui delle foto e dei video.
riguardanti foto e video riguardante un evento di emissione e poi ancora le foto relative all'evento dell'incendio verificatosi presso CCO1. Al riguardo è importante, importantissima, una denuncia che ora leggerò, nel frattempo scorreranno le immagini, presentata da Luciano Manna di PeaceLink, indirizzata alla Procura della Repubblica di Taranto e ai carabinieri del NOE di Lecce. Con la presente ci teniamo ad informarvi in merito a due eventi incidentali avvenuti in questi giorni nello stabilimento Ilva di Taranto. Evento emissivo non convogliato, zona AFO, e incendio in colata continua numero 1, avvenuti rispettivamente il 15 aprile alle ore 11.30 circa e il 17 aprile alle ore 22 circa. In merito all'evento emissivo avvenuto nella mattinata del 15 aprile, la direzione dell'Ilva ha emesso una nota stampa dove minimizza l'accaduto, affermando: durante le fasi di versamento della ghisa nei carri siluro, una modesta quantità di metallo fuso si è versata per terra, generando di conseguenza la nube rossastra che si è resa visibile all'esterno. Si è generato, prosegue la nota Ilva, un effetto visivo simile a uno slopping, che non è tuttavia correlato a tale fenomeno, in quanto lo slopping può originarsi solamente durante l'affinazione della ghisa in acciaieria. Dice invece Manna di PeaceLink: noi riteniamo invece che non si può minimizzare un evento di tale portata ed ignorare le sue conseguenze, specialmente lì dove, come in questo caso, si prefigura il reato di getto pericoloso di cose, sanzionato dall'articolo 674 del codice penale. Riteniamo, prosegue Manna inoltre, che tale evento ha posto a serio rischio la salute degli operai che operavano al momento dell'accaduto e dei cittadini di Taranto che abitano nei quartieri adiacenti all'area industriale, ovvero sia Comune di Statte, i quartieri di dei Tamburi e del Borgo. E come avete visto, in allegato le foto, come state vedendo, e il video. In merito all'evento incidentale avvenuto in colata continua numero 1 il 17 aprile alle ore 22 circa, dobbiamo registrare l'ennesimo atteggiamento superficiale dell'azienda Ilva, che di fronte ad un evidente rischio per la salute degli operai minimizza il tutto con una nota stampa dove si dichiara quanto segue: solo dell'acciaio liquido uscito dalla paniera è finito nelle tinozze d'emergenza, processo produttivo previsto e controllato. In virtù delle fotografie in allegato, prosegue Manne, delle informazioni ottenute dagli operai presenti sul posto al momento dell'incidente, possiamo sostenere che Ilva ha dichiarato il falso. Non è vero che non si tratta di un incendio, ma solo dell'acciaio liquido uscito dalla paniera e finito nelle tinozze d'emergenza, perché l'acciaio liquido, circa 50 tonnellate, prosegue Manne, ha riempito le tinozze che a loro volta non hanno contenuto tutto l'acciaio della colata. Pertanto buona parte di questo acciaio liquido è finito per terra, ha innescato un incendio e ha inoltre occupato gli stessi binari dove scorre il carro paniera B che è rimasto saldato ai binari. In queste operazioni, dove gli operai hanno azionato l'emergenza dell'impianto, si sono sprigionate fiamme che hanno interessato la linea 2 di colaggio, quindi di seguito l'intervento dei pompieri. Anche in questo caso si è messo a grave rischio la salute degli operai presenti nel reparto e gli stessi pompieri che sono intervenuti nell'emergenza, sia perché l'acciaio liquido riversato per terra poteva raggiungere chi operava, perché l'acciaio non era più contenuto nelle tinozze ormai piene, sia per i fumi sprigionati nello stesso reparto e che quindi venivano inalati. Non ci risulta infatti, conclude Manna, che il reparto sia dotato di aspirazioni e cappe. Segnaliamo inoltre che per sbloccare il carro paniera B dai binari, saldato dall'acciaio fuso riversato per terra, si procederà al taglio con ossigeno, pertanto saranno sprigionati nel reparto altri fumi senza che questi siano convogliati o aspirati. Chiediamo come proseguiranno queste operazioni anche in virtù del fatto che la linea 1 alimentata dal carro paniera A, da nostre informazioni, conclude definitivamente Manna, è attualmente in funzione. Firmato per PeaceLink, Luciano Manna. Rizzo. No, rispetto all'operazione che si è vista, l'Ilva tende a minimizzare, a dire sciocchezze, piccolezze. No, io chiarisco una cosa: quando Ilva dice, guardate, non è stato un fenomeno di slopping, quasi come a dire che lo slopping è l'unico fenomeno, come dire, emissivo che la legge vieta, non è stato un fenomeno di slopping, lo dico pure io perché è così, lo slopping è quello che esce dai forni, ma è stato un fenomeno emissivo. Quello che dice Manna non fa una piega, perché le cose sono andate poi c'è il discorso dell'incendio così, dove appunto
Quello è chiaro che una volta che si sono riempite le, quelle come le avete chiamate, tinozze d'emergenza, sì, c'è stata la fuoriuscita di acciaio, lì quando arriva l'acciaio è chiaro che si sprigiona anche le fiamme. Ecco, l'unica... arriva, come si vede nelle foto, arriva al, l'acciaio, rimasto nelle tinozze d'emergenza, arriva al pavimento e arriva a saldare le ruote del carro ai binari. Quindi l'Ilva mente sapendo di mentire. Se l'Ilva ha detto che non ha prodotto danni, però tieni presente che quello è un problema che abbiamo. Nelle CCO ogni qualvolta si fa un'emergenza civile. Cioè, chiedo scusa, Rizzo, nei bilici di acciaio. L'acciaio, evidentemente, e qui bisogna smentire l'Ilva, dal momento che come dire, è fuoriuscito, evidentemente non è rimasto nelle tinozze. No. Signori dell'Ilva, noi non è che siamo scemi. Ma si vince pure dall'immagine. Appunto, quindi fuoco, se ha traboccato, evidentemente non era più contenuto nelle tinozze. Però vorrei difendere l'Ilva per un attimo. Colpo di scena. No. E chiaramente, come dice Manna, cioè non si può nascondere nulla, però anche su questo, quello è un fenomeno che tra l'altro si è verificato, se ti ricordi, professore, lo dicevo prima, è la stessa denuncia che noi abbiamo fatto all'epoca per la questione della civile d'emergenza. Una cosa abbastanza simile, no, rispetto a questo, però pure su questo, come dire, anche lì ci furono fumi sprigionati, non convogliati e quant'altro, ma alla fine risultava qual è stato. Ma e gli altri sindacati? Ma non si parla degli assenti. Ecco. No, no, una domanda, perché può succedere un guaio, riguarda tutti i poveri operai che lavorano in quel reparto. Siccome mi sono ripromesso, perché abbiamo avuto la capacità a Taranto in 3 anni, da quando è nato l'USB, di avere tutta una serie di nemici, da sinistra, da destra, eccetera. Ora, mi sono ripromesso di non parlare più male di nessuno. Beh, però con questo, non per fare un apprezzamento, ma l'USB sta sfondando, e non solo l'Ilva, sta penetrando in vari ambiti, dal pubblico al privato. Sì, non solo è che più aumentano gli iscritti, più aumentano i nemici. È paradossale. Vogliamo stare un poco tranquilli. Molti nemici, molto nulla. Vabbè, allora, Mancarelli. Io non posso dare un giudizio perché non... non è un tempo. Soprattutto, però, la logica dice, non puoi dire che il secchio ha contenuto l'acqua se l'acqua è fuoriuscita dal secchio. Non so cosa parliamo dell'acciaio, non dell'acqua. Non so cosa faccia di mestiere Luigi Mann. Cosa fa di mestiere Mann? Non Luigi Mann. Scusami. Luciano. Luciano Mann. Non so cosa fa di mestiere. Si occupa di comunicazione, si occupa di siti web. Quindi avrà sicuramente altre informazioni che non abbiamo. Però ci sono le immagini che parlano chiaro. No, però scusate, chiariamo, alcune immagini e alcuni video sono di Manna, altre immagini... Io ho fatto una domanda. Ma allora, alcune immagini sono di Manna, altre immagini, altri video che abbiamo detto nella puntata mi sono arrivate da altre fonti. Io sono un giornalista e ho le mie fonti. No, si parlava di una denuncia fatta da Manna e quindi ho chiesto informazioni su cosa facesse e ho detto, per comprendere. Si occupa di siti web, però dico tra le altre quindi cose. La denuncia avrà altri elementi che noi non conosciamo, ma più delle immagini per concludere come... dice ma che alcuni lavoratori hanno, quindi probabilmente sì, i lavoratori certamente sono... Però voglio dire, no, io posso fare anche il ciabattino, Manna potrebbe fare anche il ciabattino, dico per dire, però nel momento in cui si stanno facendo vedere le immagini, contra factum non vale assolutamente. Non sto soltanto sottolineando che Luciano Manna è il responsabile dossier di Peacelink sull'Ilva, cioè noi abbiamo un dossier, quindi giustamente fa questa attività preziosissima, e quindi io rappresentavo questo nella denuncia. C'è sicuramente lui lavora paradossalmente per lì. Sì. Assolutamente avrà altre informazioni, io non posso dare. Sicuramente, come ha detto bene Rizzo, ci sarà una denuncia e sicuramente potremo conoscere in maniera e anche perseguire chi comunque avrà sbagliato. Io ribadisco che queste immagini, alcuni video, alcune foto che mi sono arrivate, sono a disposizione della Procura della Repubblica. No, è già stato presentato. Allora, abbiamo un faldone presso la polizia giudiziaria piena delle nostre denunce. Io sono molto pragmatico. Se a fronte di questo faldone, di una serie di denunce che vengono fatte, non c'è un esito, voglio dire, io mi farei una domanda. L'esito in certi casi sono in
indagini. Assolutamente, sì, sì, no. Su noi sappiamo la macchina della giustizia questa, come no, scusate, un su po' questo macchinuccia. Non abbiamo dubbi che avendo una notizia di reato, l'attività facendo l'avvocato, almeno questo rendetemelo, ci saranno delle attività che vengono svolte. Ad esito di queste, perché non è nuova l'attività preziosa di Peace Link su questi aspetti, ci sono state alcune attività che, non ha, che penso non abbiano avuto un riscontro dal punto di vista della rilevanza che noi ci aspettiamo che ci siano. Quindi voglio dire, rispetto a questo, io lascerei alla magistratura la serenità del lavoro da svolgere con celerità assolutamente certamente, e con determinazione certamente. Per poter comprendere in conclusione, meglio quello che si possa... In conclusione ci sono delle immagini che dovrebbero preoccupare tutti. E poi ci sono persone che hanno il coraggio di portarle agli organi competenti e altre persone che chiudono gli occhi. Noi cerchiamo di svolgere questo lavoro di... Ci sono le persone che chiudono gli occhi, io non chiudo gli occhi. No, no, voglio si dire riferiva perché... a... Ah, no, perché se no questo... Mi preoccupa. No, no, a Taranto abbiamo chiuso gli occhi per tanto tempo, o no? Io cioè, no. Eh? Ma stiamo parlando in generale, va non... bene, comunque a Taranto sicuramente sono stati chiusi gli occhi per tanto tempo. E alcuni oltre ribadisco a chiudere gli occhi... Io non penso che quelli che stiamo qui lo abbiano fatto. Non è con lei, non è con lei. Mi stavo preoccupando. No, no, stia tranquillo. Lei è un puro di spirito. No, non voglio... Stiamo scherzando. L'attività che cerchiamo di svolgere è quella di fornire alla magistratura e alla polizia giudiziaria tutti gli elementi per poter procedere, perché la nostra ipotesi è che non c'è un inquinamento che è stato confinato nel passato e adesso viviamo in una situazione priva di inquinamento. Continuano fenomeni emissivi che non sono all'interno delle procedure dell'AIA, sono fenomeni anomali e pertanto, proprio perché ci sono questi fenomeni anomali, noi riteniamo che queste cose debbano essere indagate con la necessità. Rizzo, siamo in conclusione? No, fermo restando il fatto che non fa una piega il ragionamento del professore, però c'è da chiarire un aspetto: non si può paragonare, come dire, i fenomeni emissivi di oggi con quelli di qualche anno fa, almeno questo diciamo, però non di cronaca. Cioè, oggi abbiamo, anche a causa di un ritmo di produzione molto più basso, abbiamo una situazione emissiva che è molto migliore rispetto a prima. Quei fenomeni che abbiamo visto prima della Siviglia c'erano 10 anni fa, ci sono ancora oggi. Probabilmente bisognerebbe interrogarsi come mai tutte le denunce... Posso dire una cosa? Prima non esisteva l'AIA. Sì. Adesso sì. Quindi, paradossalmente, che so, 10-15 anni fa, tutto questo non doveva rispettare le prescrizioni, mentre invece adesso sì. Questa è la differenza. Sì, però se noi siamo d'accordo su questo. Cioè, però io parlo è di chiaro che... Io parlo di quantità di emissioni. Sì. Cioè, se uno dice, siamo migliorati rispetto a prima, sì. Siamo migliorati perché hanno attuato l'AIA? No. Allora, siamo migliorati perché abbiamo passato la produzione. Allora. No, non è proprio così, scusatemi, non è proprio così. Perché l'applicazione dell'AIA, seppur parziale, perché non è stata completa, e poi chiederemo a ISPRA fin dove siamo arrivati, perché altrimenti non ci riusciamo a comprendere. E rispetto a questo, no, sono molto chiaro, perché con il professor Marescotti abbiamo avuto anche una vis polemica su questo aspetto. Se noi sottolineiamo il fatto che oggi non c'è un miglioramento dell'aria a Taranto, nonostante la riduzione della produzione, che è dovuta anche dal fatto, penso soltanto ai cumuli che sono stati abbassati del 20%, che sono molto meno alti ed è una prescrizione AIA, però facciamo finta di non sapere. Okay, le cocherie non sono tutte in funzione, allora, sì, arrivo a questo. C'è una parziale applicazione dell'AIA che consente un miglioramento dell'aria. Se il professor Marescotti mi dice ma l'aria non è migliorata, attenzione, l'ho già detto, un attimo, non ho detto questo, insomma, sto dicendo che la situazione di mortalità e di morbilità a Taranto non è allineata rispetto alla media regionale. È un altro aspetto, perché questo non dipende immediatamente dall'applicazione dell'AIA, perché ciò che non è stato fatto in passato con gravi responsabilità sta producendo oggi e allora dobbiamo dirle le cose. Marescotti, siamo in conclusione, volevo solo sapere una cosa. In merito a questa denuncia presentata via PEC, composta certificata appunto da Manna, mi pare che ci sia stata una risposta dell'ARPA che ha detto sottoporremo il caso ad ISPRA. Sì.
è ufficiale, mi pare proprio di oggi, di questa mattina. Oggi è martedì 26, siamo in registrazione. Mi diceva Luciano Manna che stamattina è arrivata questa comunicazione di ARPA. Ritorno però sul fatto che quando parliamo, anche una persona che fumava 20 sigarette al giorno e ne fuma 10 ha avuto un miglioramento. Però fumare 10 sigarette al giorno non va bene. Allora, quando parliamo di miglioramento, parliamo di un, dal mio punto di vista, di un allineamento rispetto alla media regionale. Allora, se la ASL avesse avuto fino adesso un solo numero di un miglioramento degli indicatori di salute a Taranto, l'avrebbe prodotto. Non ha prodotto un solo dato di miglioramento, neanche per quanto riguarda gli effetti immediati che possono essere riduzioni di ricoveri. No, non facciamo l'errore, permetti professore, di fare due, se parliamo di pere, parliamo di pere, se parliamo di mele, facciamo mele. Se parliamo di miglioramento dell'aria, il miglioramento dell'aria c'è in virtù del fatto che abbiamo una produzione inferiore, altrimenti noi daremmo l'assist migliore agli avvocati dei Riva per dire che non c'è il nesso di casualità, ILVA e malattia. Seconda cosa, sulle malattie, noi non possiamo sapere se nel 95 io ho assorbito il tumore per via del fatto che ci sia acuti, un attimo. Quelli a lungo termine. No, scusami, gli effetti acuti allora, si possono avere anche nelle 48 ore. Assolutamente non è come, come no? Rappresenti, no. Gli effetti a questo, acuti dal punto di vista di ictus e infarti si hanno nelle 48 ore. Allora, permettimi, ribadisco. Ma questo l'hanno detto, i periti della magistratura. No, ma non è che dobbiamo utilizzare ciò che ci va bene per poter dire che lo hanno detto i periti e quello che non allora, ci va bene ci lo utilizziamo. Ci sono degli effetti a breve termine. Dobbiamo, benissimo. Una puntata scoppiettante, vivace, questo è Polifemo. Questo è Polifemo che io insieme ai miei collaboratori abbiamo voluto creare quando hanno cercato di tapparmi la bocca, quando hanno cercato di sbattermi fuori, quando hanno cercato di far sì che Luigi Abbate, umile cittadino e umile giornalista, voleva portare avanti una battaglia. Grazie a tanti cittadini l'abbiamo portata avanti. E credetemi, mi viene un brivido di gioia pensare che questa sera risento il Polifemo, quel Polifemo creato da Lello. E questo è il nostro slogan, Polifemo, l'occhio di Abbate, l'informazione libera, la TV senza padroni. Che piaccia o no, noi ci siamo, continuiamo ad esserci, tra tante emittenti che chiudono purtroppo e altre che oramai sono agli sgoccioli e non pagano stipendi da mesi. Bene, ora lo dovevo dire perché quando c'è una cosa dentro la devo buttare fuori, se no sto male per 15 giorni come minimo. Beh, sono fatto così, prendere o lasciare, forse per questo non ho trovato ancora l'anima gemella, ma lasciamo stare. E ora, al di là delle battute, ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro, un momento completamente diverso, quello degli specchi riflessi, parleremo di un momento musicale, simpatico e musicalmente valido. Noi ci rivediamo per il Polifemo ordinario venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre, Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo, l'unica informazione libera della città.